veniamo. È spento. Sì. Pronto? Pronto? Mi sentite? Ok, ci siamo. Accomodatevi pure, quindi procediamo con la seconda presentazione. Abbiamo gli ospiti, in questo caso sono Luca Lavagnino, che è il presidente dell'AISP, Marco Panza, che è un consigliere AISP. Il libro è 1867-1870, da Mentana a Porta Pia, storia postale della presa di Roma. Gli autori sono Diego Carraro, Gianni Carraro, Antonio Ferrario, Giovanni Natoli, Marco Panza e Angelo Perruzzi. Ve lo propongo in visione, così avete modo di conoscerlo. Quindi la copertina è anche riportata sulla presentazione. Non mi resta che lanciare la parola, penso, a Luca Lavagnino, e buon ascolto. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Suggeriscono di alzarmi in piedi, grazie Eugenio. Allora, benvenuti alla presentazione del libro 1867-70, da Mentana a Porta Pia, storia postale. Storia postale della presa di Roma. Scusate, un problema al microfono. Si sente? Si sente benissimo. Possiamo lasciare senza. Ok. Allora, questa presentazione doveva essere tenuta anche da Angelo Terruzzi, che purtroppo per problemi personali non può essere qui presente, e vi saluta e si scusa della sua assenza. Allora, cominciamo introducendo come è nato questo libro. Il libro è nato da una proposta sorta nell'assemblea AISP del marzo 2019, nell'ultima Milano Film che si è svolta in presenza. È stato costituito un gruppo di lavoro qualche mese dopo, a giugno, di cui hanno fatto parte gli autori Diego e Gianni Carraro, Antonio Ferrario, Giuseppe Natoli, Marco Panza e Angelo Terruzzi. E il libro è stato curato dal punto di vista editoriale da Luca Lanzenna. Come potete vedere, è stato pubblicato in edizioni bilingue, italiana e francese, e ci siamo avvalsi per la traduzione in francese di un socio AISP di lingua madre francese, appunto Laurent Veillot, ed è stato edito da Angelo Zanaria, Filatelici in Milano, che ovviamente ringraziamo per aver sostenuto questo progetto e averlo portato a termine. Il volume, come vi ho detto, è pubblicato in lingua italiana e francese ed è strutturato in quattro capitoli principali, a loro volta suddivisi in vari sottocapitoli. Il primo capitolo inquadra le vicende della questione romana, praticamente il decennio che dal 60 va al 1870, quindi le questioni varie che si sono poste a livello politico per arrivare a portare la capitale italiana a Roma. La parte successiva riguarda la campagna, l'infruttuosa campagna dell'agro romano del 1867, conclusa con la battaglia di Mentana. Gli ultimi capitoli riguardano la posta militare e la posta civile del 1870, e in particolare quindi voglio segnalare che la campagna dell'agro romano del 1867 ha porta delle informazioni che fino ad oggi non erano mai state riportate in letteratura, e con delle ricerche che hanno riconsiderato soprattutto la questione delle località di partenza delle lettere spedite in quel periodo, e quindi capire se provenivano da località occupate dagli italiani, dalle truppe garibaldine in avanzata verso Roma, oppure in un momento in cui erano già state liberate dai francesi, dai pontifici. E poi invece capitoli finali sulla posta militare e la posta civile consentono di analizzare compiutamente la corrispondenza DAE per l'estero, e c'è anche un censimento dell'utilizzo dei francobolli, prima pontifici, poi naturalmente gli italiani,
che consentono quindi anche di capire dal punto di vista commerciale, senza tuttavia offrire punteggi di rarità o quotazioni, quanto una lettera può essere importante. Veniamo al primo capitolo, che è quello della questione romana. Come diceva Luca, affronta tutte le vicende storiche che partono sostanzialmente dal desiderio ultimo che Roma diventi capitale d'Italia. Vorrei fare una ulteriore aggiunta a quello che ha detto Luca. La nostra presentazione, voi lo vedrete, non entrerà nel merito specifico delle singole lettere, ma vuole essere una presentazione che vi dia conto e conoscenza di tutte le informazioni che in questo libro voi potete trovare e il lavoro che è stato fatto. Quindi sarà, se volete, una presentazione, come si suol dire, a vol d'oiseau, entrando, soffermandoci su alcune cose, ecco, ma vi consentirà di capire effettivamente cosa potrete trovare in questo libro. Come abbiamo detto, appunto, la questione romana, anch'essa è divisa in vari capitoli, va a considerare tutti gli aspetti di carattere storico che si sono via via sviluppati. Non è solamente una cronaca storica, ma la cronaca storica è fatta dai documenti dell'epoca, per cui abbiamo il più possibile utilizzato gli estratti dalle gazzette ufficiali prima del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia, riportandole, riproducendole fedelmente, documenti e soprattutto lettere di generali, come quelle, e poi adesso andremo avanti a vedere, come dice la gazzetta, lettere di personalità di spicco, quali generali Garibaldi e Fanti, e sono anche esse state riprodotte su questi libri, i testi delle lettere degli ufficiali che scrivevano a casa e risultano essere dei veri e propri resoconti di guerra. E adesso vediamo alcuni esempi. Questo è un esempio di un messaggio telegrafico nel quale il delegato di Chiari scrive al prefetto di Siena dicendo che si sono già verificati dei movimenti di truppe, gli italiani stanno arrivando e quindi appunto dà contezza di quello che sta succedendo nel 1860. Come vedete, questa è una riproduzione di un documento di proprietà di uno degli autori, e il libro si sviluppa tutto in questo modo. Qui abbiamo un altro esempio, questa è una lettera del 28 agosto 62 di un ex capitano del Corpo dei Volontari Montanari del Vesuvio che descrive in modo dettagliato la partenza dalla Sicilia delle truppe garibaldine e il loro sbarco in Aspromonte. Di tutte queste lettere voi trovate la riproduzione fedele della lettera e tutto il regesto della lettera, per cui questo è un libro che interessa non solo agli appassionati di storia postale, ma anche chi è appassionato semplicemente o solamente della storia del periodo. E qui veramente, al di là di tutti i libri che sono stati scritti sul periodo, ma queste sono le fonti più genuine, se volete magari anche di parte, perché si riferiscono, perché sono scritte da generali o da ufficiali, che ovviamente erano da una parte o dall'altra, però danno un quadro ben preciso di come si sono sviluppati gli episodi, uscendo un po' da quella che è un po' la solita retorica di rappresentazione storica che di certi personaggi o di certi avvenimenti storici viene fatta in modo ufficiale. Qui abbiamo un altro esempio, questa è un'altra lettera, questa è scritta il 17 settembre del 70, è una cittadina di Roma, sostenitrice del Papa, è una lettera spedita in provincia di Alessandria, che è rimasta in giacenza fino al 22 di settembre, quando ho ripreso i collegamenti postali, e all'interno del testo, anch'esso tutto riprodotto, dice: siamo scappati dentro Roma, gli italiani sono a Monte Mario. Monte Mario prima era fuori Roma, adesso sapete che Monte Mario è città di Roma. Questo è un altro documento che dimostra come il 17 di settembre del 70 già i militari italiani
fossero di fatto dentro la città. Questa è un'altra lettera scritta il 21 settembre dalla posta militare italiana quartiere generale, è giunta il 23 settembre e questo ufficiale fa il resoconto degli avvenimenti, scrive a casa, scrive alla moglie, e fa il resoconto degli avvenimenti avvenuti il 20 e il 21 di settembre. Quindi anche questo è un documento, al di là voglio dire dell'importanza, voglio dire del documento dal punto di vista postale, perché poi vedremo il discorso della posta militare italiana, comunque anche questa è una testimonianza veramente interessante di quanto è accaduto. Veniamo adesso, Luca, alla campagna dell'agro romano del 67. Allora, una campagna purtroppo infruttuosa dal punto di vista italiano, è stata analizzata naturalmente in vari sottocapitoli, con una descrizione storica degli eventi, per poi arrivare a descrivere gli aspetti storico-postali. Riguardo la posta civile, come vi dicevo prima, è stata fatta un'analisi dei documenti postali in base alle date di provenienza e alle località coinvolte nell'avanzata dell'esercito garibaldino. C'è qualche problema? Come faccio a tornare indietro? Adesso. Scusate. Sono alcuni esempi questi di lettere di posta civile che vedono, che sono presenti nel libro. Mentre poi abbiamo il sottocapitolo sulla posta militare dei garibaldini. Ecco, la cosa interessante da dire, voi vedete la seconda lettera, quella non affrancata, è scritta da un garibaldino, è scritta a Vicenza il 29 ottobre 1867. Questo dimostra che veramente le truppe garibaldine, c'era un afflato nazionale per riuscire a conquistare Roma e farla diventare capitale in Italia, tant'è che abbiamo appunto anche la presenza di garibaldini veneti tra le truppe garibaldine. Questo è un altro esempio. Qui c'è da specificare che questa è l'unica lettera nota scritta da un garibaldino con affrancatura pontificia. Se ci pensate sembra quasi una contraddizione, perché i garibaldini che andavano per combattere le truppe papaline e conquistare Roma, in questo caso hanno usato proprio un francobollo pontificio per spedire la lettera che va a Cerea, in provincia di Verona. Prego? In che data? È il 2/11/1867. Ecco, e poi a seguire appunto c'è la posta militare francese, anche qui sono trattate le lettere della posta militare francese, perché come sapete anche le truppe francesi erano coinvolte. C'è da precisare una cosa, che in questa situazione, anche poi lo vedremo anche successivamente, ma qui è stato fatto anche il censimento e avrete, e c'è la tabella, poi chi vorrà potrà anche consultare il libro liberamente dopo la conferenza. È stata fatta una tabella cronologica dell'occupazione dei vari comuni che sono stati coinvolti dagli episodi militari. Questo è importante perché col variare del fronte cambiava anche la località di spedizione, se veniva spedita dalle poste pontificie, dalle poste italiane, e oltretutto, siccome il fronte era molto mobile, ci sono casi di paesi che hanno subito una seconda occupazione, perché sono stati occupati, liberati e rioccupati e poi definitivamente riconquistati dai pontifici. Quindi anche questo lavoro, che è stato un lavoro abbastanza certosino, perché bisognava essere anche certi, voglio dire, delle cose, delle date, lo trovate nel libro. Oltretutto c'è un dettagliatissimo resoconto giorno per giorno delle varie occupazioni e dice anche se è avvenuta la mattina, il pomeriggio, la sera, quali truppe sono intervenute, per cui ecco, anche da un punto di vista prettamente storico, mi ripeto, c'è questo tipo di interesse.
faccio io? Come vuoi. Il terzo capitolo riguarda la posta militare, e qui è stato effettuato il censimento di tutte le lettere conosciute spedite dal quartier generale principale e dai 5 uffici di posta militare italiane che erano presenti nel, nella campagna del 1870. Qui vi facciamo vedere solamente l'esempio che riguarda, allora questa è la lettera del, famosa lettera del 20 settembre 1870, nella quale, nel cui testo si dice siamo entrati in Roma. E poi vi faccio vedere il lavoro che è stato fatto, questo è il riepilogo generale del censimento di tutti i documenti noti, per cui vedete, potete vedere, non so se si vede, comunque poi avrete modo di vederlo sul, sul libro, ci sono affrancature con francobolli italiani, e tra parentesi vedete c'è un più 2 e si riferisce a un frammento. Raccomandate affrancate con francobolli italiani, affrancate con francobolli pontifici, in franchigia, amministrativi, non affrancate, tassate, consegnatassi italiani, annullo su francobolli italiani, annullo su francobolli pontifici, per un totale di 68 lettere più 36 annulli. Questo lavoro chiaramente è la summa del censimento che è stato fatto per singolo ufficio postale. Chiaramente qui vi faccio vedere solamente il quartiere generale principale, perché poi la metodologia di lavoro, di impostazione della pagina e di notizie che trovate è la stessa per gli altri 5 uffici postali. Anche qui vedete, trovate una descrizione del, delle due impronte che veniva, che sono state utilizzate a questo quartiere generale, il numero dei documenti censiti, la prima data e l'ultima data nota, la stessa suddivisione che vi ho illustrato precedentemente, chiaramente questi riferiti solamente al quartiere generale principale, e qui abbiamo, vi ho, ho estratto solamente una delle pagine in cui c'è la descrizione analitica di tutti i documenti spediti dal quartiere generale principale. E così è anche per tutti gli altri 5 uffici postali di posta militare presenti nella campagna del 1870. E capite che è stato un lavoro veramente incredibile, però dà contezza di tutto ciò che attualmente si conosce, è chiaro che poi dovrà essere implementato qualora si trovassero documenti nuovi. Però, voglio dire, in questo caso potete vedere che è stato fatto tutto in modo analitico. E così, splittato, ripeto, sugli altri. La sommatoria di tutto questo dà la prima slide relativa alla posta militare che vi ho illustrato. Facciamo, Luca, la posta civile. Allora, posta civile. Allora, questo capitolo esamina la posta civile, l'evoluzione della posta civile durante la campagna del 1870 e per arrivare all'introduzione dei francobolli italiani a Roma. Quindi, come prevedibile, come succede in tutte le azioni militari, il blocco delle comunicazioni postali, l'utilizzo dei francobolli pontifici dopo l'11 settembre 70 e il loro censimento, questa data è importante perché segna l'inizio della campagna dell'avanzata dell'esercito italiano in territorio pontificio, e infine l'introduzione dei francobolli italiani e il loro censimento. Quindi presentiamo un po' come è stato fatto per la posta militare del 70, un censimento delle lettere note bloccate della posta civile. Sono tutte elencate e descritte in maniera capillare, località, data, tipo di affrancatura, quando è arrivata a destino e quindi il motivo, quanto è durato il blocco che l'ha riguardata. Per alcuni esempi, la prima da Marsiglia per Civitavecchia parte il 9 settembre del 70 e
la lettera resta bloccata per le operazioni militari riguardanti l'occupazione del Lazio e arriva a destinazione a Civitavecchia solo il 21 settembre. La seconda da Montepulciano il 12 settembre del 70 per Roma, la missiva resta bloccata e viene inoltrata anche questa a occupazione avvenuta il giorno 21. Altri esempi, Roma 17 settembre 70 per Ragusa Dalmazia, quindi siamo posta in uscita dal pontificio e viene bloccata e quindi recapitata solo dopo il 20 di settembre, la seconda da Roma per Civitavecchia, poi rispedita da Lumière, è stata bloccata anche questa e giunge a Civitavecchia il giorno 16 quando la città era già stata occupata dalle truppe italiane e quindi può partire per la Francia. Il passaggio dalle poste pontificie alle poste italiane, quindi l'ultimo giorno d'uso dell'annullo mutua Rombi pontificio di Roma, 28 settembre del 1870, l'ultimo giorno noto di uso di questo annullo. Proseguiamo nell'evoluzione verso la posta veramente italiana, lettera del 2 ottobre del 70 da Roma per Carpaneto Dachi, affrancata come vedete con un 20 centesimi bigola, è la prima data dell'uso dei francobolli italiani a Roma, vedete con un annullo però ancora di tipo pontificio. La seconda invece rappresenta l'ultimo giorno del bollo pontificio a doppio cerchio, l'11 ottobre del 1870. Ancora su francobolli pontifici? Ancora su francobolli pontifici, sì. Questo capitolo presenta poi un interessante censimento e descrizione della corrispondenza per i paesi esteri e dai paesi esteri verso il Lazio. Ecco, in questo caso parliamo di 30 pagine di libro dedicate solo a questo capitolo, per cui ci sono i pezzi, qui abbiamo riportato solamente alcuni pezzi, ma potrete poi vedere. Questa è da Sion per Roma, transita per Marsiglia, via di mare a Civitavecchia, 15 ottobre del 70, la seconda 27 settembre 70, da Roma per Ginevra, quindi in senso inverso. Francia, disegni per la Francia, da Parigi per Roma con Ballon-Monté, ricordiamo che Parigi in quei mesi stava vivendo l'assedio prussiano, e la seconda di nuovo Ballon-Monté da Parigi per Roma, 1 dicembre 1870. Stati Uniti d'America, da Roma a New York con una francatura mista, come vedete, francobolli italiani e francobollo pontificio. La seconda da Roma a New York, 55 centesimi, anche questa con una francatura mista. Naturalmente c'è la catalogazione di tutte le altre destinazioni, Malta e la seconda Argentina, Buenos Aires. Ecco, c'è da precisare che la prima su Malta è l'unica nota inviata con la Convenzione Franco-Pontificia del 1866, mentre la seconda è inviata secondo la convenzione franco-pontificia ma francata con francobolli italiani, mentre quella di prima era francata ancora con, a distanza di 20 giorni, vedete che la convenzione è sempre la stessa ma vengono utilizzati i francobolli italiani. Quindi c'è un periodo in cui c'è commistione di usi di francobolli pontifici e francobolli italiani. Poi segue il censimento dell'uso dei francobolli prima pontifici e poi italiani in questo periodo, quindi si parla dal 5 centesimo. Ecco, preciso, anche qui abbiamo messo una tipologia di francobollo pontificio e una italiana, perché sempre il libro parte dall'un centesimo e va avanti, e qui abbiamo messo solamente perché era l'impostazione del lavoro, poi è identica, cambiano solamente i francobolli considerati, però questo giusto per precisare, scusate. Certo, no. Ecco, quindi si va il censimento dell'uso dei francobolli, documenti usati a Roma,
cioè francobolli usati a Roma, francobolli usati in località che non siano Roma, esemplari isolati e affrancature multiple per fare la tariffa di 20 centesimi. Ecco, sotto sono riportati i lotti significativi affrancati con i 5 centesimi che poi troviamo nelle pagine successive e tra queste le due lettere che qui vediamo. Un altro esempio, 40 centesimi carminio. Italiano in questo caso. L'impostazione è identica. Naturalmente ci siamo fermati al 31 ottobre del 1870 perché dopo c'è l'uso esclusivo dei francobolli italiani, quindi non aveva più senso naturalmente catalogare cestini. E questo è l'esempio, i due esempi. Oh, poi i francobolli della seconda emissione pontificia sono noti in uso fino al 31 dicembre 1870 e vengono presentate nel libro tutte le lettere che al momento sono conosciute, affrancate ancora con i francobolli pontifici, dopo che è avvenuta naturalmente l'occupazione italiana. E qui sono riportate tutte quante. E qui c'è una catalogazione dei tipi di affrancature a tariffa crescente, a francatura crescente, le combinazioni dei francobolli noti e il numero dei documenti corrispondenti a quel tipo di combinazione di valori. Ecco, anche in questo caso le tabelle che troverete sono tre. Una generale, quella riportata nella presentazione che riguarda solo la città di Roma e tutto ciò che è stato spedito non dalla città di Roma, cioè dagli altri comuni. Quindi anche qui, come vedete, è stato fatto un lavoro di censimento, di catalogazione, qualcuno potrebbe anche dire maniacale e magari un po' eccessivo. Però abbiamo, siccome volevamo tutti noi dare presentare un libro che fosse la summa di tante cose che già si conoscevano, altre non si conoscevano e queste catalogazioni non sono mai state fatte, quindi l'obiettivo nostro era stato quello di concentrare in un libro tutto quanto era possibile riuscire e sembra che ci siamo riusciti. Bene, allora la presentazione è terminata. Io penso che magari qualcuno di voi può dire, sono interessato al volume, come posso ottenerlo? Due sono le possibilità. La prima, aderendo ad AIS con una quota di 60 euro, si ha due numeri l'anno della rivista Cursores, il quaderno AIS che anche quest'anno uscirà il prossimo mese di novembre e il volume in omaggio. Oppure la seconda possibilità è quella di acquistare al prezzo di 50 euro il libro presso Zanaria Filatelici Milano, Vaccari SRL o Unificato. Noi abbiamo terminato e vi ringraziamo per l'attenzione.